Due anni che sono volati, immagino, perché si è lavorato tanto in continuità col passato, che è una cosa che non ha mai nascosto, ha sventolato con orgoglio. Sì, è legittimo riconoscimento a chi come me e naturalmente chi mi ha preceduto come sindaco e come assessori ha svolto un lavoro importante per questa comunità che noi abbiamo portato a compimento in tutte quelle che erano le cose più importanti, ma naturalmente oltre a quello noi abbiamo realizzato tante altre cose, abbiamo avuto tanti finanziamenti ben conosciuti dalla comunità e abbiamo completato anche delle cose che l'amministrazione di cui io facevo parte naturalmente non aveva previsto il completamento, come i tratti sul lungomare dove non era previsto il verde, dove era previsto l'illuminazione, insomma sono tutte cose che abbiamo fatto in continuità con quello che era stato già fatto precedentemente, ma con fondi diciamo, di questa amministrazione. Insomma. Si fa un bilancio ma si riparte subito perché non c'è tempo di così crogiolarsi sugli allori. Qual è il progetto per completare questo percorso di questi 5 anni e poi guardare anche ai prossimi? Ma guardi, io dico la verità, io nella scelta che ho fatto forse ho fatto l'errore più grande che era, è quello di conservare per me l'assessorato ai lavori pubblici e io più che il sindaco in questi 2 anni forse ho fatto l'assessore ai lavori pubblici. Abbiamo, come dico da più tempo, insomma, appaltato e realizzato lavori compresi quelli relativi al depuratore comunale che riguarda altri comuni per oltre 20 milioni di euro e quindi puoi immaginare l'attenzione naturalmente su questo. Erano opere comunque fondamentali per un rilancio di Santa Maria del Cedro. Adesso abbiamo cominciato, diciamo, finito come dicevo, dico sempre, la problematica relativa al mare, abbiamo ricominciato quelle che riguardano i beni culturali, museali, con la riapertura del parco e spero che per fine luglio ci sia l'apertura vera del castello. A giugno adesso cominceremo ulteriori lavori alla scuola media di Santa Maria, abbiamo allargato quella di Marcellina e a giorni arriverà un decreto del Presidente della Regione Calabria, cui va sempre il mio ringraziamento, di circa 380.000 euro per l'allargamento della scuola elementare a Marcellina, dove la popolazione è in crescita e quindi abbiamo delle scuole costruite tantissimi anni fa che non contengono più tutti i ragazzi. Insomma. E poi le altre questioni da portare a fine mandato sono quella di realizzare il quarto tratto del lungomare che dovrà collegare dal villaggio San Merdei fino al fiume Abate Marco per far sì che ci sia un'unica passeggiata. Un'ultima cosa, perché questo territorio ha vissuto di belle esperienze amministrative un po' a macchia di leopardo, cioè c'è stato il periodo florido di Diamante dove magari altri comuni zoppicavano un po', adesso c'è questo di Santa Maria, si aspetta la rinascita di Scalea, ecco cosa manca dal punto di vista politico a questo territorio per essere importante insieme? Beh guardi, io dico una cosa, al di là delle appartenenze, se si lavora bene con una squadra i risultati si ottengono. Io dico sempre che la precedente amministrazione a guida Uligino non aveva un sindaco, ma al suo interno aveva 4-5 persone che potevano svolgere quella funzione. C'ero io, c'era l'architetto Pisciotti, l'avvocato Presta, c'era il geometra Curso, insomma tutta gente insomma, che aveva la stoffa e la qualità per poter avere un ruolo sul territorio e quando andava nelle sedi istituzionali di farsi valere. Credo. La rappresentanza a livello più alto, volevo dire, sarebbe necessaria migliorarla, rafforzarla. Guardi, io le dico la verità, le esperienze che ho avuto in questi anni a me fanno capire una cosa, che chi ha il potere è la regione. Non penso che gli onorevoli hanno un ruolo superiore a quelli degli assessori del Presidente della Regione. Io credo che l'uomo più potente in Calabria è il Presidente della Regione, perché la Regione Calabria ha le risorse che mette a disposizione dei comuni e noi lì attingiamo a grandi linee tutte quelle che sono state le grandi opere. Per dirle, noi abbiamo avuto 2 finanziamenti PISL che abbiamo finito, la Casa di Laos e il Lungo Fiume, sono quasi 2 milioni di euro, non parliamo di bruscolini. E l'abbiamo avuti sotto l'una sotto l'amministrazione Scopelliti, l'altra sotto la mia amministrazione, infatti stasera lo evidenzierò, la Casa di Laos. In definitiva meglio andare a Catanzaro che andare a Roma. Io penso di sì perché lì ci sono i soldi e lì ci sono le linee, soprattutto con questa nuova linea di finanziamento che c'è con i fondi diciamo strutturali, c'è un gran lavoro da fare. Io credo che noi ci saremo come ci siamo stati sempre. Il futuro di Uovetere quindi sarà a Santa Maria o a Catanzaro? Il futuro politico?
Guardi, futuro non si può dire. Io ho ancora 3 anni da fare il sindaco a Santa Maria e spero di continuarlo a fare così e forse meglio. Poi il futuro si vedrà. Le dico la verità, non sono contento di tante cose per come vengono gestite da quel partito che è stato mio da quando avevo 9 anni e che poi da un po' di tempo ho abbandonato, perché pensavo che la sinistra ha delle idee e dei valori che sono un po' diversi da quelli che sono promanati. Io lo dico chiaro, ma anche per un discorso affettivo. Il mio unico punto di riferimento è il Presidente della Regione, una persona seria, onesta, con dei valori e dei principi. Gli altri, a mio avviso, hanno avuto dei ruoli, ma non hanno il carisma, non hanno la qualità, non hanno quelle capacità che un uomo di sinistra deve andare ad incarnare. Un uomo di sinistra deve avere i valori, deve avere le idee, deve avere l'uguaglianza, deve avere la solidarietà, deve avere il rispetto degli altri. E non si deve mai dimenticare da dove si viene. Quando un uomo di sinistra si dimentica da dove siamo venuti e si diventa qualunquisti come un qualsiasi altro esponente politico, che possa essere di destra o di 5 Stelle, allora a quel punto non c'è più distinzione. La gente e gli uomini che hanno partecipato a quella nascita di quella storia, o che sono stati i figli di persone che hanno avuto quella storia, vogliono un partito diverso. Se quel partito ci sarà, io ci sarò, altrimenti io non sarò più un tesserato del Partito Democratico, non sarò un sindaco del Partito Democratico, perché io in questo momento sono un sindaco senza tessera di partito, molto vicino con affetto al Presidente della Regione, ma oltre il Presidente della Regione e con un'obiettività, devo dire la verità, un esponente che a mio avviso sta facendo molto bene, il consigliere regionale Aieta, una persona che sta facendo bene secondo me il suo mandato. Purtroppo è solo un consigliere regionale, non un onorevole e non un assessore, ma il tempo è galantuomo con tutti.